Sbucare nello specchio nel quale a volte dietro la tua spalla con i capelli scompigliati veniva fuori la mia felicità di non conoscerti affatto. Ti piaceva osservare le donne che leggono libri? Le trovavi eroticamente attraenti e desiderabili. Ho provato anch'io a leggere i libri, prima quelli con tante pagine, poi più piccoli e poi ancora più piccoli. I tempi scadono. Scadono i bifidus regularis nel secondo cassetto del frigo. Scadono le promesse sulle attaccapanni nell'armadio pieno di tarli. Si piega dalle risate il Cristo su un chiodo arrugginito nella stanza dove da un po' di tempo è vietato fare sesso. Scade il sesso. L'amore, quando è sottovuoto, ha una durata più lunga. Ma se proprio non si accorge, non ti accorgi, scade anche l'occasione di amare. Il 3x2. Qualcosa in omaggio, qualcosa con lo sconto imperdibile. Grazie. Tende di montarci, di rallentare, le casalinghe a scegliere le zucchine per la lunghezza, i banchieri a tradire le mogli su Facebook, i vigili urbani ad ubriacarsi nel baretto di periferia, i professori a scrivere durante le lezioni poesie alle amanti, i nulla facenti a darsi da fare per imbrogliare il tempo, le donne disinnamorate a ridere, quelle innamorate a piangere. Come dicevo prima, aspettarti alle 11 del mattino allunga soltanto questa lista di lavori inutili.